Religioso pubblico ha accolto il direttore delle competizioni UEFA Giorgio Marchetti al centro parrocchiale di Rovereto di Cadeo. L'incontro, che ha ospitato una figura professionale di spessore internazionale, è stato reso possibile grazie all'amicizia che lega Marchetti al sacerdote di Rovereto, Don Umberto Ciullo, moderatore della conversazione. Associare la parola etica ad uno sport come il calcio, che sta perdendo sempre più credibilità e attrazione, è una vera sfida. L'avvento della televisione, in particolare di quella a pagamento, ha cambiato il volto del calcio. Ci sono club troppo forti e la capacità economica di quest'ultimi, ha commentato Marchetti, fa sì che chi non ha le risorse necessarie non riesca a raggiungere un livello tale da risultare competitivo. L'eccessiva circolazione del denaro nell'ambiente del calcio è ormai condizione risaputa. Oltre alle elevate remunerazioni dei giocatori, lo scandalo delle scommesse ha gettato un'ombra sullo sport. Eppure, secondo Marchetti, la colpa non è solo del calcio. Ciò che accade in Italia, ha spiegato, è che ci sono fenomeni di degrado morale pericolosissimi, allargati ad una crisi di valori della società, per cui il calcio non fa eccezione. Allo stadio, ha continuato Marchetti, bisognerebbe portare la propria passione e farla sentire alla squadra. Non è insultando i giocatori o l'arbitro che si supporta la squadra. Lo stadio non è un'arena di gladiatori. Assistere ad una partita di calcio in Italia, confesso, ha detto, mi lascia sempre una sensazione degradante. Quale potrebbe essere la soluzione per riabilitare dunque questo sport? Il canale da cui il calcio può trarre beneficio, prosegue Marchetti, è sicuramente quello femminile. Le donne sul campo danno un senso di benessere allo sport. Il loro calcio è più pulito, specchio di una competizione sanissima.